E passiamo dunque al secondo intervento. Dal Veneto andiamo in Sicilia con Mario Pagano, che è un filologo romanzo di Catania, filologo romanzo in senso forte, autore di ricerche di antico francese. Ricordo fra le cose forse più antiche i poemetti misogini francesi. Come? I poemetti misogini francesi è Sì, studiato, ne sono usciti qualche tempo fa forse, ma comunque fra. due volumi, ma c'è un dossier ancora. Ma ormai, ma però lo diciamo così perché poi se no le donne ti assalgono e ti. Niente, però diciamo quello che qui ora più conta è che sono ormai tanti anni che Mario Pagano si occupa di lessicografia del siciliano e, cosa altrettanto interessante e pertinente in questa sede, lo fa cercando la collaborazione nei due sensi, perché prendendo e dando contributi e collaborazione con l'opera del vocabolario. Mario Pagano, lo dico con interesse, è uno dei grandi sostenitori delle risorse dell'OVI e il suo corpus Artesia è cresciuto dentro il sito dell'OVI con gli strumenti e con l'evoluzione degli strumenti informatici di cui ha parlato ieri Buccellari. Quindi è con particolare interesse che mi aspetto di sentir parlare dell'evoluzione del vocabolario siciliano che sta crescendo. Prego Mario. Grazie Pietro di queste parole così gentili e grazie anche a Lino Leonardi per l'invito. Allora, l'idea di realizzare un vocabolario del siciliano medievale è nata prima ancora che il Corpus Artesia fosse realizzato e trovava il suo fondamento in una ricca, diciamo, produzione testuale e in una tradizione filologica che ha fornito buone edizioni, specie a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Alberto Varvaro, negli anni 90, parlando del suo vocabolario etimologico siciliano, diceva: le edizioni del Centro di Studi Filologici e linguistici siciliani sono di altissima qualità, tra le meglio curate che siano apparse in Italia negli ultimi decenni, ma le altre edizioni sono modeste o addirittura cattive, specie se si tratta di materiale documentario. E questo in effetti è un grosso problema sulla quella della qualità delle edizioni di documenti. Quindi, dato che si disponeva di buone edizioni con glossari tendenzialmente esaustivi, penso alla collezione di testi del XIV e XV secolo, i glossari a partire dall'edizione Folena del 1956 dell'Historia di Eneas sono glossari esaustivi. Giovanni Ruffino, fine anni 80, scriveva: tra i desiderata non ancora confortati da concreti programmi operativi, vorrei qui sottolineare quello riguardante la redazione di un lessico del siciliano medievale, la cui base potrà essere costituita dai glossari della collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV. Quindi, parafrasando quanto scriveva Pietro Beltrami nel 2009 a proposito della lessicografia dell'italiano antico prima che si avviasse l'esperienza straordinaria del Clio, possiamo dire che la lessicografia del siciliano antico è consistita e consiste nei glossari delle edizioni critiche, in particolare di quelli della collezione di testi siciliani dei secoli XIV e XV. Ai glossari ovviamente bisogna aggiungere il vocabolario etimologico del siciliano, le parti dedicate al siciliano nel lei. Insomma, il siciliano è stato oggetto di una, devo dire, buona
attività lessicografica. Con la realizzazione del Corpus Artesia, presuntivamente, l'auspicio ha acquisito una buona, credo, base di partenza. Il Corpus Artesia è stato messo in rete 10 anni fa, nel luglio 2008. Pubblicammo anche un CD, e questa per me è una buona occasione pubblica, oltre, diciamo, ai ringraziamenti che periodicamente in privato manifesto, è una buona occasione per ringraziare anzitutto Pietro Beltrami, perché fu veramente stato molto generoso e un punto di riferimento, e poi cronologicamente per la successione di direttori Paolo Squilla Cioti e Lino Leonardi. In effetti con Lovi si è instaurato un buon rapporto di collaborazione, di dare e avere, come dirò tra poco, certo più di avere per me che non di dare. Il corpus, oltre che presupposto per la messa in cantiere del vocabolario, è stato concepito come parte di un progetto più ampio sulla produzione testuale in volgare siciliano, che ruota attorno ad un portale. E tra i suoi scopi, oltre a quello della documentazione, c'è lo scopo di collocare entro coordinate storico-culturali i testi che si interrogano nel corpus. Abbiamo anche fatto qualche esperimento di restauro virtuale, è il manoscritto di una cronaca del 400. Ma adesso siamo in fase di migrazione, stiamo passando da Aruba ai server dell'Università di Catania. Quando è nato il Corpus Artesia, dovendo scegliere il software con il quale gestire il corpus, quella di Gatto sembrò una, diciamo, scelta istituzionale, convinti che non avrebbe senso far ricorso ad un nuovo software ogni qualvolta si dà vita ad una nuova impresa. Gatto inoltre consente di gestire un corpus sia in rete sia in modalità offline. Fanno parte del corpus diverse tipologie testuali, e devo dire che con l'aggiornamento del 2017 credo che abbiamo raggiunto una buona rappresentatività di tipologie. Il corpus ormai è una pubblicazione periodica online. Con l'aggiornamento del 2005 credo si sia fatto un salto di qualità, perché dal punto di vista delle tipologie testuali sono stati inseriti numerosi inventari editi da Henri Bresque, attraverso i quali è possibile accedere al lessico della vita materiale e dei suoi oggetti. A partire dall'aggiornamento 2016 e poi 2017 abbiamo cominciato a indicizzare documenti in volgare siciliano redatti a Malta. Si tratta di un ampliamento di prospettiva imposto dall'oggetto stesso, ampliamento funzionale alla descrizione e alla storia del siciliano. Con l'aggiornamento 2017 i documenti maltesi indicizzati sono 368. Dal punto di vista del metodo si farà tesoro delle osservazioni di Alberto Varvaro, punto di riferimento fondamentale per chiunque si occupi di siciliano e non solo. Scriveva Varvaro, a livello lessicale si avvertono sensibili differenze tra siciliano moderno e siciliano antico, e con rilevanza certamente ben maggiore anche per la fonetica. Non solo il siciliano antico poteva essere diverso da quello moderno, ma anche una sua interpretazione globale può essere trovata solo in un quadro che abbraccia tutto il Mezzogiorno, anzi tutta la Romania. E questa è una linea guida, cioè se non
non si segue questa barra, rischiamo di fare filologia paesana e provinciale. I documenti maltesi, oltre a fornirci delle prime attestazioni, consentono anche delle retrodatazioni di lessemi già noti. A Catapani, Bergantini, per esempio, nei documenti maltesi c'è una buona testimonianza di lessico marinaresco. Di viraturi, bucca di Luporto, caravella, grattari, ecco, c'è la prima attestazione di grattari con il significato di, si vede oppure? Con il significato di grattugiare, infatti troviamo attestato formaggio di grattari. Poi per esempio Landuni, che consente di retrodatare la prima attestazione che in varvaro giustamente è data al 1519, che è la data di pubblicazione del vocabolario dello Scobano. Piscaria e Suprastari. Come detto in altre occasioni, nella costituzione del corpus non si è notai dell'edito. Si è cercato e si cerca di esperire un approccio rigorosamente filologico al fine di garantire l'attendibilità del corpus e di incrementarne anche la servibilità linguistica. Una sintesi degli interventi è documentata nel campo note della scheda Gatto, quindi per esempio per la regola di Santa Chiara, interventi sulla punteggiatura, sulla paregrafematica, segmentazione delle parole, specie nei casi di raddoppiamento fonosintattico. Altri interventi, ecco questa è la cosa importante, sulle lezioni sono segnalati nelle note di Gatto. Per esempio per San Corrado, un testo adesso vi mostrerò che è stato poi collazionato sul manoscritto, appunto il testo dell'edizione è stato collazionato sul manoscritto dell'archivio capitolare di Noto, tutti gli interventi sono segnalati nella nota di Gatto, ma vi mostro. Trovare. Ecco qua. Sto facendo una figura a Barbina, ma la mia abitudine col Macintosh mi mette in difficoltà. Salvo, mi puoi dare una mano a trovare la cartella con i file? No, c'è una cartella file da mostrare nella scrivania. Sì, nella scrivania. Ah, perfetto. E poi io torno qui. Ecco qua. Forse conviene. Stai qua per ingrandire. Dove ingrandisco qua? Ah, perfetto. Questa per esempio è quella che dovrebbe poi diventare la scheda filologica che dobbiamo allegare
al, spero abbastanza presto, alle prime voci del vocabolario e che saranno archiviate nel portale. Come vedete, assapiri, ci sono alcune, diciamo, correzioni che pertengono soltanto alla forma, altre alla sostanza. Gettau nell'edizione c'è gettato, ka ma, quindi c'è tutto un, per ogni testo c'è tutto un lavoro sistematico di controllo. Succede anche che abbiamo dovuto rifare l'edizione e l'ha rifatta poi Salvatore Arcidiacono, in questo caso libro di disciplina della confraternita dei disciplinati di Santa Maria della Misericordia. Avvertiamo, per facilitare l'eventuale accesso al testo, i riferimenti organici, si fa riferimento all'edizione di Gaetano Zito, si dà conto di un primo tentativo di una tesi di laurea, perché diciamo la deontologia deve essere una componente del nostro lavoro, e poi Salvatore Arcidiacono l'ha ulteriormente rivisto per l'immissione nel corpus, e quindi edizione elettronica per Artesia a cura di Salvatore Arcidiacono. Il testo, questa edizione è veramente un disastro, non si poteva correggere, perché, che so, imitari invece di intrari, dizimu invece di dirimu, sonu invece di foru, duunu invece di divino. Quindi a quel punto, piuttosto che fare delle singole correzioni, si è pensato bene di rifare l'edizione. Quindi, come detto, alla base del corpus c'era l'idea del vocabolario, e se ne è parlato qualche anno fa per i 60 anni del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. Il VSM adotterà deliberatamente l'esempio del Tlio, allo scopo di conformarsi a uno sperimentato e autorevole modello lessicografico condiviso. Le voci seguiranno la struttura del Tlio, descritta in dettaglio nelle norme di redazione di Beltrami 2013 e consultabili sul sito web dell'OVI, con divergenze limitate ai soli punti del VSM irriducibili per l'appunto al modello. Un problema che ci si è posti sin da subito è stato quello riguardante l'impalcatura informatica. Utilizzando il Tlio era evidente un certo squilibrio tra raffinatezza del modello lessicografico e la semplicità della struttura informatica che gestiva i dati. Come è noto, infatti, le voci redatte sono redatte, ma ormai per poco, su fogli di stile di Word. Ampliando la prospettiva, non c'era specularità tra un programma performante come Gatto, che gestisce il corpus Tlio, e la strumentazione informatica attraverso la quale si redige e si consulta il vocabolario. Insomma, un vocabolario va redatto su un database che faciliti e guidi l'introduzione dei dati,
e che consenta quanto più possibile di sfruttare le informazioni inserite per la redazione delle voci. Questa problematica è stata l'oggetto della tesi di dottorato di Salvatore Arcidiacono, che per Artesia è stato ed è un elemento prezioso. Lavoriamo assieme dal 2007. Arcidiacono ha avuto poi la possibilità di sperimentare, di perfezionare il suo prototipo, chiamiamolo così, in una realtà consolidata e stimolante come il cantiere del Clio. È nato così Pluto, già sperimentato con il vocabolario dantesco, e oggi pomeriggio Arcidiacono ne parlerà. Anche se il corpus non è ancora lemmatizzato, è nostra intenzione redigere le prime voci di prova. Uno degli scopi del VSM, che vuole essere un vocabolario storico del siciliano dalle sue prime attestazioni sino agli inizi del XVI secolo, periodo in cui il siciliano viene progressivamente sostituito dal toscano come lingua dell'amministrazione e della pubblicazione pubblica, la forma del lemma andrà scelta tra quelle attestate nel corpus stesso o in assenza ricostruita. Per facilitare la consultazione del lemmario e del vocabolario, è nostra intenzione approntare una tavola di corrispondenza tra la forma medievale e quella moderna, sia per quei lessemi unicamente attestati in epoca medievale, sia per quei lessemi ancora oggi attestati, vitali, ma la cui forma imbarazzerebbe il lettore moderno. Ma nentimancu pensa a cacciari chistu pinzeri da lucori. Al lettore, diciamo, non specialista, devo necessariamente dare una corrispondenza nel siciliano di oggi, altrimenti mi leggerà cacari, che non c'entra proprio un bel niente. Adottando questa prospettiva, sarebbe improprio, per esempio, per il sostantivo pace lemmatizzare paci e non in grafia pachi. Bianco andrà lemmatizzato blanco. Zitello andrà lemmatizzato con questa forma. La forma del lemma dovrà essere zitello col grafema C, dato che tra le possibili alternative a C l'affricata dentale sorda non è mai rappresentata da questi altri grafemi che vi sto mostrando. C'è un problema. Non esiste un vocabolario, diciamo, l'unico vocabolario di riferimento eventualmente per il siciliano contemporaneo è il vocabolario siciliano di Piccitto Tropea Trovato. Ma non esiste un siciliano standard coerentemente codificato in un lessico. Inevitabilmente, quindi, l'unico punto, ed è giusto che sia così, di riferimento sarà il lemma registrato nel vocabolario siciliano. Però succede anche che nel vocabolario siciliano di un lessema vengano registrati diversi lemmi, come in questo caso caldume. Troviamo caudumi, quadumi e quarrumi. Allora, quale scegliere? Aspetto anche delle osservazioni e delle critiche da parte vostra. Un'ipotesi è quella di assumersi la responsabilità di scegliere una forma del lemma e di registrare anche quelle che il vocabolario siciliano ha pubblicato. Quindi
Per quanto riguarda i significati, e questo è un altro problema, si dovrà tenere conto delle marche d'uso, aspetto, spero, critiche, osservazioni, perché per determinati lemmi sarà sufficiente il traducente. Noi al lemma Cira metteremo Cera come traducente, diversamente dal Trio, ed è giusto che il Trio faccia così, pasta solida dalla bassa temperatura di fusione prodotta dalle api. Non ha senso mettere questa definizione nel VSM, ma se poi trovo aristologia e quindi diciamo si tratta di un lessico pertinente alla botanica, posso dare come significato aristolochia oppure è più opportuno attingere al Trio e indicare pianta del genere aristolochia diffusa nelle aree temperate, eccetera, eccetera. Per la determinazione dei significati si dovrà fare attenzione, per i lessemi ancora oggi attestati, a non sovrapporre il significato odierno a quello medievale. Sfondo porte aperte. Inoltre, quando i lessemi presi in considerazione sono attestati in volgarizzamenti, sarà opportuno in via di principio tenere conto anche dei testi fonte, il ricorso ai quali potrà essere dirimente per la loro determinazione. Per esempio, solo in due testi abbiamo l'attestazione di picciotto, che in siciliano odierno sta per giovane. Ma dovendo redigere un vocabolario del siciliano medievale, non possiamo mettere il significato giovane, ma dobbiamo... picciotto sta quasi sempre per fanciullo, come vedete da questa sinossi. Pueri parvi, li picciotti. In annis puerizie, essendo io picciotto. Questo lesseme è attestato soltanto nella regola di San Benedetto e di un volgarizzamento di una collazione di Cassiano. Nella collazione di Cassiano c'è la certezza della datazione, primi decenni del Cinquecento, e quindi avendo potuto dimostrare, questo l'ha fatto Ferdinando Raffaele, qualcosina l'ho fatta anch'io, credo, si è postdatato il volgarizzamento della regola di San Benedetto, perché non solo per questo ma per tutta un'altra serie di riscontri si è dimostrato che si tratta dello stesso volgarizzatore. Sì. Indipendentemente dal fatto che per il corpus si è scelto il software adottato dall'OVI, mi sembra evidente che mettere in cantiere il vocabolario di un volgare presente nel corpus Trio non ha che da avvantaggiarci. Lo sviluppo del database Pluto, a cui ha lavorato e lavora Salvatore Arcidiacono, consente questa interazione in un rapporto di dare-avere. E per il semplice fatto che festeggiamo le 40.000 voci del Trio, più di avere che di dare. Il Trio fornisce tutti i dati già esistenti, fornisce un confronto automatico con l'italiano delle origini. Anche il VSM, però, per la sua parte, può dare un contributo. Può fornire al Trio nuovi lemmi. Pur trattando la stessa voce, la forma del lemma sarà diversa stante la diversa prospettiva.
Nel trio il processo di astrazione si fonda su un modello a cui ricondurre i dati. Nel VSM il processo di astrazione, in mancanza di un modello, dovrà unicamente fondarsi sui dati. Per il trio, una documentazione fuori periodo, cioè perché noi il nostro terminus ad quem è la prima metà del sedicesimo, una documentazione fuori periodo sino alla metà del sedicesimo può rivelarsi utile nello studio dei significati di un lemma. Allora, primo punto, nuovi lemmi. Questo è lessema, Cannatella, è attestato in un frammento delle Vite di Santi Padri che si colloca verso la fine del 300. Mi hai messo, non sono ansioso, ma perché ora è la parte, diciamo, dedicata di più al trio, quindi se mi concedi. Differenze, per esempio, per la stessa voce, cambiando la prospettiva, prendiamo la voce caldumaio che troviamo nel trio. La troveremo anche nel VSM, solo che nel VSM sarà caldumaru, anziché da caldume ci sarà da caldumi, per il resto è lo stesso. Ma nel caso di, abbiamo avuto anche con Per Larsson uno scambio di mail, nel caso di cucchierella, troviamo nella voce da cucchiaio, troveremo nella voce del VSM da cucchiara. E ci sarà anche un significato diverso, perché non penso si tratti di quantità contenuta in un cucchiaio, ma di quantità contenuta in un cucchiaino. E questo dato me lo ritrovo poi, perché Per ha redatto la voce tenendo conto solo di questo esempio, però poter tenere conto di altri testi, pur non appartenenti al corpus trio, può rivelarsi utile, perché cucchiarelli, è palese piccolo cucchiaio, cucchiaino, con diverse tipologie, cucchiarelli d'argento e via dicendo. C'era una questione che diciamo lambisce la critica testuale e che riguarda anche Beltrami. In bene, in questo suo articolo Lessicografia e filologia di un dizionario storico dice: prudenzialmente la voce fumoso, che si riferisce al cavallo fumoso, deve risolversi ad includere un'accezione almeno molto dubbia. Ed è quello che troviamo nella voce del trio. Se posso andare.
È lento solo. Infatti, prudenzialmente, nella voce del trio si dice si potrebbe pensare ad un errore per furioso, perché effettivamente nel testo latino è così. Però, in un volgarizzamento siciliano di Rusio, che ho trovato qualche tempo fa, un po' curiosando per manoscritti, troviamo De fumoso, troviamo sì lo cavallo sarà fumoso. Allora questo che cosa significa? Significa che probabilmente questi volgarizzati dovremmo trovare il momento, il punto della tradizione latina alla quale questi volgarizzamenti si agganciano, e quindi quello che giustamente tu dicevi, ma deve essere un errore del copista. E giustamente, sono d'accordo, nella voce del vocabolario si dice ma forse errore, poi lo ritroviamo in un altro volgarizzamento, ma non solo, lo troviamo sia nell'indice sia nel testo, e allora questo fumoso prende un po' più di peso e di autorevolezza. Volevo ringraziare, ma tu mi stai guardando in cagnesco, volevo ringraziare fornendo un suggerimento di correzione per il corpus Tlio a proposito della mascalcia di Ruffo edita da De Gregorio, che io ancora non ho messo nel corpus perché c'è ancora qualche errore. Io avverto sempre chi si occupa di mascalcie che l'edizione di riferimento è quella del Clio e non più quella di De Gregorio, ma c'è troviamo nel corpus un collusa. Non vorrei fare il maleducato, magari se lo dico nel dibattito, non mi piace dare l'idea di chi. Magari lo. D'accordo, allora lo dico dopo, così non faccio la figura del. Vi ringrazio. Come? Grazie. Artesia, corpus e vocabolario in Fieri è un'impresa importante in sé. Dal punto di vista parziale e marginale di chi è vicino al Tlio, di chi viene dal Lovi, ha un altro particolare interesse, cioè è un esempio, è uno dei primi esempi, perché poi ne nascono degli altri, ma un primo esempio, forse il più notevole, di come su basi simili, utilizzando gli stessi strumenti, utilizzandoli criticamente, modificandoli e sviluppandoli, nascono nuove opere da quello che piano piano è diventato un tronco della lessicografia italiana, che genera nuovi lavori. Non è che si generano da sé, perché ci sono studiosi e gruppi di lavoro e di ricerca che li fanno, ma insomma è un'altra dimostrazione di
vitalità di un'impresa alla quale se ne sono affiancate e se ne stanno affiancando altre. Artesi è certamente una delle più interessanti e importanti. C'è tempo per qualche intervento prima che ci riposiamo un momento. Vedo Zeno? No, prima c'era Marco? Beh, MZ, Marco, vai. Marco Maggiore, ringrazio tutti i convegnisti di stamattina per gli interessanti interventi. Per il professor Mario Pagano, riguardo alla questione che ha posto delle varianti fonetiche, pensavo forse come criterio empirico, nel caso in cui sia nota l'etimologia della voce, può essere una buona idea mettere in entrata quella più vicina all'etimo, quindi nel caso di caudumi, quadumi, quarumi, eccetera, caudumi sarebbe perché se la base si assume caldume, potrebbe essere questo un criterio, per esempio. E mentre mi chiedevo invece come, così, immaginando questo futuro vocabolario siciliano, che è un progetto che ovviamente mi interessa moltissimo, se non possa essere una buona idea per le entrate immaginare una minima modernizzazione delle grafie, perché ho visto, da quel che mi sembra di capire, nel caso di Cucchiarella si utilizzerebbe la grafia medievale CH, mi chiedevo invece se per facilitare la ricerca delle forme non può essere una infatti, buona idea. Infatti Marco, io ho detto che bisognerà approntare una tavola di corrispondenze, però proprio per dare e documentare l'alterità, io l'astrazione del lemma la baserei sempre sulle forme scritte che ci sono pervenute. Poi, mettendo una tavola di corrispondenze, infatti, che so, ho fatto un po' apposta quell'esempio di Cacciari, no? Certo. Chi non conosce, chi non sa che il digramma CH rappresenta la fricata palatale, si metterebbe in imbarazzo, no? Quindi troverà Cacciari col CH uguale o parentesi Cacciari come lo scriviamo oggi. Io non personalmente andrei ancora oltre. Però siccome adesso bisogna partire e bisogna sperimentare, certo, confrontarsi, quindi certo, poi si stabiliranno dei punti fermi, ma il dibattito serve. Ti ringrazio di questo. Sono io che ringrazio. Nel frattempo ho trovato il perché ho detto sì. Ringrazio il piccolo dono, no? Questo lemma colloso dobbiamo toglierlo, però Rossella Mosti, che è molto attenta, nel suo lemmario non l'ha messo, giustamente, cioè nel lemmario dell'Ovi non trovate colloso, trovate però il lemma colloso nel corpus, ma questo colloso non esiste perché callusa. Ora vi faccio vedere il testo come? Sì, è una voce del Clio, però questo esempio non c'è, giustamente. No, questo qui è colloso, no? Ingrandisco. Il lemma è, no, cullusa, allora, noi abbiamo un'attestazione cullusa, guarda, ti faccio vedere. Ecco qua. Allora. Quindi in lidenti cavati nasci la carni, cioè allora nasci la carni dura e cullusa. È De Gregorio che ha sbagliato. De Gregorio va considerato come l'ultimo copista, perché siccome noi non abbiamo il manoscritto, è andato perduto questo manoscritto agli inizi del Novecento. Quindi già considerandolo come ultimo copista, questo cullusa va corretto in callusa. Ma poi, siccome
ho trovato un collaterale di questo volgarizzamento, e dove c'è, ma ce l'ho qui nel PowerPoint, allora magari lo prendiamo, e c'è Callusa, quindi non c'è dubbio che questo Callusa, che oltretutto non ha senso, va corretta in Callusa e necessariamente va Callusa non va più agganciata all'emma colloso, ma va agganciato all'emma calloso. Non so se sono stato chiaro. Ma infatti... Sì, si verificherà con calma cosa c'è veramente nelle banche dati. Comunque fa parte di dell'approfondimento col macro e microscopico che è questo lavoro. Dico, fa parte dell'approfondimento macro e microscopico che questo lavoro comporta, migliorando i dati. Zeno. Sì. E poi anche Elena. I due sanguini che mi scorrono in corpo mi hanno reclamato una domanda sia per il versante veneto che per il versante siciliano. E comincio sul vocabolario veneziano. Interessantissimo progetto, complessissimo, data anche la storia del veneziano. Mi chiedevo se avete pensato, se nei progetti, di includere anche la ricca produzione folclorica, che almeno dall'Ottocento con il Domenico Bernoni, ma poi ancora fino agli anni 70, diciamo nel Novecento, vale a dire quando il veneziano era ancora, e il Veneto in generale, diciamo lamentabilmente moriva come lingua in piena evoluzione per bocca stessa dei raccoglitori di folklore, ma sostanzialmente era ancora ben vivo, con tutti i problemi poi che questo riscontra per diciamo il tipo di trascrizione dei testi orali, molto spesso dal punto di vista dialettologico estremamente imprecisi, se appunto questo, che secondo me è un patrimonio formidabile proprio considerando la storia del dialetto veneto, che uso, se avete pensato di farne uso, in che modo. E dall'altro versante invece, proprio partendo dalla questione di Fumoso, è evidente quanto si crei una sinergia obbligatoria e fruttuosissima tra, diciamo, la lessicografia del particolare e la lessicografia del generale. Sono aiuti vicendevoli che consentono di migliorare in tutti i due sensi. E stavo pensando se è già previsto per il vocabolario del siciliano antico un qualche strumento, magari approfittando dell'elaborazione e della futura implementazione di strumenti di cui si parlava ieri, di segnalare quando una voce siciliana nel Tlio ha solo attestazione siciliana. Cioè, quando una voce del tuo vocabolario nel Tlio ha solo attestazioni siciliane o, più criticamente, prevalentemente siciliane, in maniera tale da meglio e più evidentemente mettere in luce qual è il deposito dell'alterità all'interno di un'amalgama che è storicamente maggiore. Tutto qui, grazie. Bene. Vieni a prendere un... Ah, ce l'ha il microfono, sì. Allora, ma la risposta, quello che dice Zeno è verissimo, ma quello che hai detto per la produzione folclorica potrebbe ripetersi per innumerevoli altri comparti della storia del veneziano che sono sottoconosciuti, sottoediti, mal editi, eccetera. Se passa il principio che appunto ho tentato di proporre come dominante in questo possibile progetto, la risposta è: se esiste un pretrattamento, un affidabile pretrattamento lessicografico, sì, se no, no. Perché per un progetto nel quale si andavano a prendere i testi e si cominciava a fare l'edizione del testo in funzione, siamo già passati, entrambi, abbiamo già visto come va a finire. Va a finire che poi si fanno delle bellissime edizioni, ma i vocabolari non nascono. Quindi, un esempio che non ho fatto prima, ma te lo faccio, io ho scoperto, perché per mia ignoranza non l'avevo mai considerato come un possibile giacimento per il veneziano, ho scoperto che nel Ottavio Ferrari, il primo dizionario etimologico italiano fatto in Italia nel 600, nel XVII secolo, c'è un sacco di materiale veneziano
Ferrari era lombardo, lavorava a Padova e include nel suo etimologico molto materiale veneziano che segnala come tale. Bene, per Ferrari ho già commissionato una tesi di laurea per estrarre da Ferrari quello che c'è di veneziano e poterlo usare in questo modo, ma appunto il passaggio intermedio deve essere sempre quello di un pretrattamento, di un'estrazione del materiale, di un suo ordinamento funzionale A. Ci sono molti altri esempi, in alcuni casi questo lavoro è stato già fatto, per esempio nel World of Words di Florio, il buon Ferguson è già andato a pescare il molto materiale veneto e segnatamente veneziano, e noi gliene siamo grati e sicuramente possiamo, ma andare io a cercare nel World of Words il materiale, questo non sarebbe previsto. Sì, rispondo a deve rispondere Pagano. Sì, ma penso che Salvo Arcidiacono ci metterà in condizione di fare quello che tu auspichi. Non... Ok. C'è Elena prima. C'è risposto prima di Elena? Avevo visto. Vai, comunque. E un po' brevemente, perché dovremmo ormai cominciare a chiudere, perché la seconda parte è più lunga, quindi... Allora, anch'io volevo fare una domanda su entrambi gli interventi, prendendo spunto però da entrambi gli interventi, nel senso che Pagano ci ha fatto vedere un modello di dizionario strutturato sui testi, che quindi potenzialmente metterebbe nelle condizioni di includere, insomma, nell'emmario, nella considerazione, anche un verbo come suprastari, che è un verbo siciliano o sicilianizzato, perché c'è nel trio, soprastare, io sono, diciamo, la redattrice della voce, un verbo, diciamo, presente in più varietà antiche, che tra l'altro ha degli usi molto specifici, in particolare nelle varietà settentrionali, per quello che ho potuto riscontrare. Però il rapporto invece ad una prospettiva storica, cioè dove finisce il veneziano e quanti veneziani ci sono, visto insomma poi la complessità del veneziano e il fatto che si possa applicare al veneziano quello che il professor Pagano ha detto anche per il siciliano, rimandando a Varvaro, cioè che bisogna guardare anche alla Romania, quindi insomma lo stesso si può dire per il veneziano da una diversa prospettiva. Invece al professor Pagano volevo chiedere, ecco, se... Ma non puoi omettere, prof. Sì. A Mario Pagano volevo chiedere se, diciamo, mutuando la prospettiva del metavocabolario, insomma, di cui hanno parlato Tomasin e Donghia per il veneziano, pensa eventualmente in prospettiva di relazionare il dizionario del siciliano medievale con ciò che è disponibile per il siciliano nella documentazione medio latina e medio greca, quindi faccio riferimento al lessico di Caracausi, soprattutto al fatto che ci sono c'è documentazione medio latina e siciliana che alla fine cronologicamente è quasi contemporanea anche con la documentazione volgare e che quindi certe volte consente di integrare. Scusate, per brevità esauriamo le domande, se c'era ancora gli interventi, se c'era ancora Elena. C'era De Blasio. E poi rispondete tutto insieme. No, io posso anche rispondere nel corso del mio intervento, visto che ci sono problematiche che riguardano... Tieni il microfono. No, dico, posso anche rispondere dopo nel corso del mio intervento. Va bene. Prego. Brevissima sul progetto del dizionario del veneziano. Qui noi abbiamo sentito, tra l'altro, due regioni che sono tra quelle che stanno meglio dal punto di vista lessicografico, perché ci sono altre regioni italiane dove le cose invece vanno molto, molto peggio, e due approcci completamente diversi, uno su corpora e l'altro che chiamerei, Lorenzo, un dizionario dei dizionari, tanto per cominciare, o una grande banca dati, tanto per cominciare, integrata poi da sondaggi. Su quest'ultimo progetto del veneziano, allora, intanto ovviamente Lorenzo Tomasin ha fatto alcuni caveat, no? Naturalmente bisogna stare attenti a equilibrare bene questo materiale per il rischio qual è che sia squilibrato a favore dei materiali contemporanei. In sostanza ci sono molti dizionari del veneziano, ma aggiungo anche del veneto. Allora,
che si possono assumere alcuni materiali di altri dizionari, glossari locali veneti, estrapolando le cose che sono anche del veneziano. Secondo, sempre riferendosi a quello che è fuori di Venezia, utilissimo riferimento al Clio, ma molto utile del riferimento a lei, ovviamente, no? Che come sapete elenca i testi più antichi fino al 500 in ordine cronologico. E qual è il limite dell'assunzione dei lessici settoriali, per esempio, no? È un dizionario del veneziano comune, è un dizionario storico del veneziano in senso ampio e via dicendo. E aggiungerei anche tra le possibili fonti, tanto per venire ad un armistizio tra vocabolari e atlanti, anche l'indice dell'AIS, che come sappiamo è stato definito tra l'altro un ipervocabolario dei dialetti italiani. Quindi insomma c'è molta, secondo me il problema è più che altro di scegliere, di filtrare, no? Rispetto a mi sembra un bel programma, ma un vasto programma. Grazie. Bene, chiuderei gli interventi e un breve giro di risposte possibilmente. Tutte le domande poste mettono il dito su problemi reali e molto gravi. Maria Francesca Giuliani chiede fin dove arriva il veneziano, e allora se voglio rifugiarmi nel criterio che ho esposto nella forma più rigida, posso dire fin dove il veneziano è stato definito come tale da chi lo ha lessicografato. Questa però è una risposta, mi rendo conto, un po' evasiva. C'è un problema enorme che si chiama Sanudo, che è un autore spogliato dal Battaglia, che è stato quindi cooptato nella lessicografia italiana, ma che ha tutti i diritti per entrare in quella veneziana. Una parte del problema Sanudo è stata, ma una minima parte per il momento, è stata risolta da Crifò, ma per esempio ci sono settori nei quali contiamo e in parte intravediamo soluzioni che possono arrivare da chi appunto sta già lavorando su queste zone limite del veneziano. Per il resto il veneziano si può rispondere che c'è, nella lessicografia si è autodefinito come tale con una certa chiarezza, i margini sono minimi. Tra veneziano e veneto pure c'è una certa chiarezza. Io, come ho accennato ma troppo di fretta nella mia esposizione, pensavo di usare il veneto soprattutto per il versante, cioè ciò che non è veneziano ma è veneto, soprattutto per il versante etimologico. Quelle del Prati si chiamano etimologie venete, quello che confluisce nei grandi dizionari etimologici, lei, Deli, spesso non è veneziano, ma fa assolutamente al caso di chi cercasse le etimologie del veneziano. Mentre per la documentazione, diciamo, storica, per quella ci si può tenere tranquillamente alla gronda lagunare, nella quale c'è comunque una documentazione così abbondante da richiedere poche escursioni, diciamo, in terraferma. Forse questo punto di vista di un veneziano un po' biese. Bene, allora Mario. Velocemente a Maria Francesca, cioè l'estensione alla documentazione mediolatina, come del resto fate voi, il vocabolario deve essere fondato sul corpus. Questo non significa che quando uno redige una voce non vada a guardarsi tutto quello che c'è su quel campo semantico, su quell'essema, che so, tu citavi Caracausi. Caracausi è un pozzo di informazioni, di notizie, è ovvio, anche per una voce, diciamo, essenziale, uno va a guardarsi tutto quello che c'è da vedere. Poi, ma invece la documentazione deve essere quella come del resto... mi sembra questo un criterio basilare. Bene, grazie. Gli interventi sono stati così interessanti, la discussione anche, che abbiamo coperto con due interventi gli spazi previsti per tre.